Mi ricordo che si faceva il tiro alla fune, ci mettevano parecchi da una parte e parecchi dall'altra, poi a un certo punto c'era sempre l'accordo per cui si mollava la fune e quindi altri volavano per terra. Quindi anche nei momenti peggiori si cercava di divertirsi, insomma, al livello impossibile. Io ho avuto il primo parente morto nel 1922, che era un fratello di mia madre in Toscana, e faceva parte delle leghe dei contadini di estrazione socialista. Una sera fu picchiato a morte dalle squadre fasciste che poi dettero fuoco anche al suo potere. Il medico del paese, il medico condotto, questo capitava a San Quirico d'Orsa, la Valle dell'Orsa è un patrimonio dell'UNESCO, insomma, capitava, affisse un volantino in piazza in cui diceva che era morto per arresto cardiaco. Alla fine della guerra, una delle figlie chiese la riesumazione della salma, da cui si vedeva benissimo che era stato, e per cui arrestarono i responsabili, poi con la codamnistia uscirono. In questa guerra ho avuto una situazione tragica. Io avevo uno zio che abita a Saluzzo, una famiglia molto numerosa. Uno dei figli lavorava a Torino, per cui stava a casa mia, si chiamava Giovanni Pistori. Poi andò via perché cominciavano i partigiani ed erano tanti. Uno dei fratelli morì in combattimento, era un partigiano, morì in combattimento con i fascisti vicino a Cuneo. Lui fu arrestato, torturato a Cuneo. Pensate che una delle sorelle andò a trovarlo e non lo riconobbe. Il 22 dicembre del 1944, è stato detto anche per radio, veniva portato a Saluzzo per essere fucilato. Io non si sa come la famiglia seppe che stava succedendo questo. Andarono a casa a dirgli: guardate che vi uccidono Giovanni. La madre rimase pietrificata e le vennero i capelli bianchi. Il padre, che era mio zio, scappò di corsa, andò in caserma. In caserma non lo volevano far entrare, lui dette una spinta alla guardia ed entrò e andò ad avversare suo figlio. Però purtroppo non ci fu nulla da fare, lo separarono e lo fucilarono. Tenete presente che il padre rimase con l'idea che se non avesse smesso di abbracciarlo non avrebbero fucilato. Il giorno della liberazione lui moriva. I bombardamenti grossi arrivarono nel 1942, tra 1942 e 1943. E io poi andai via, ma quando tornarono chiaramente continuarono. Mi ricordo che ci fu un grosso bombardamento il 5 di aprile, mi sembra, del 1945, che fece una valanga di danni. Quando si usciva dal rifugio, e proprio si vedevano anche binari del tram, io mi ricordo in piazza Carducci, completamente su alti, non passava niente, non passava, tutto bloccato. Io, mia cognata e suo fratello, che aveva 4 anni più di me, per cui cioè, mia cognata era la moglie di mio fratello, che aveva già un bambino, che era nato durante la guerra. Era nato il 22 novembre del 44. Dopo 5 giorni lo portarono in carcere per farlo vedere a mio fratello. E quindi una situazione in cui eravamo, potete immaginare, c'era anche un bambino piccolo. E decidemmo di andare a vedere alle carceri se uscivano. E partimmo e ci fermammo, mi ricordo, in Corso Bolzano, all'angolo di Corso Vittorio, dove c'era lo scalo ferroviario che c'è tuttora, c'era un portone metallico, mi ricordo, ma c'era un sacco di gente. Che erano tutti venuti lì per lo stesso motivo nostro. Ogni tanto c'era qualcuno che guardava, ma si vedeva sulle torrette delle nuove, si vedevano i militari fascisti con mira. E intanto si sentiva sparare, e sparavano. A un certo punto ci siamo resi conto che qui ci convedeva tornare a casa. E tornare a casa non era semplice. Perché da lì per andare a casa mia, si attraversano ben 4 corsi.
Corso Vittorio, Corso Duca degli Abruzzi, Corso Gaio Ferrarese, Corso Lombardo, che hanno tutti il controviale. Voi immaginate attraversare un corso così, quando si sente che sparano, che è tutto aperto. Prima si cammina di fianco alle case, radenza le case, poi magari sarà una bomba lì, insomma. Quindi decidemmo di tornare indietro, anche altri lo fecero. E mi ricordo questa corsa che proprio, però eravamo giovani per quello facevamo, insomma. Poi a un certo punto questa sparatoria cessava, non si sentiva quasi più sparare. Mi ricordo che ci fermammo sotto i portici di via Sacchi, che non si poteva passare da Porta Nuova, era impensabile perché era un centro militare, poteva succedere di tutto, no? Mi ricordo che ci fermammo sotto i portici di via Sacchi, dove inizia il cavalcavia che porta in via Nizza, e decidemmo di andare. Il cavalcavia era il posto più scoperto, non c'era niente di peggio, insomma. E ricordo che qui è un particolare che mi è sempre rimasto nella memoria. Saliamo, quando arriviamo in cima al cavalcavia comincia l'ascesa e io vedo che in via Nizza c'erano le bandiere ai balconi. E ho detto a mia cognata, ma come mai ci sono le bandiere? E lei mi disse, sono davanti a Monsignore. Ma poi a un certo punto arrivò il mio fratello più grande di corsa, dicendo che aveva visto l'altro, che però era montato di guardia, avevano messo in prigione i fascisti e lui montava di guardia. Mi ricordo che un impellino che stava al piantareno, che faceva il barbiere, fece i capelli e la barba di mio fratello, che era in condizioni disastrose. Non è che tutto cessò istantaneamente. C'erano i cecchini che sparavano, c'erano dei fascisti, c'era uno proprio sulla scuola che continuava a sparare, era un bidello della scuola, l'ho preso finalmente quello di sotto, ovviamente. Chiaramente successero molti fatti, perché molta gente che aveva ucciso, io ho il ricordo di quello che è successo in Corso Vinzaglio, ve lo posso raccontare, come tanto ci siamo. In Corso Vinzaglio, all'angolo con via Cernaia, furono impiccati quattro partigiani dal podestà di Torino che si chiamava Solaro. Di questi partigiani c'è uno che si chiamava Viani. Questo ragazzo fu arrestato, torturato. Lui alle nuove, se andate a vedere il Museo della Resistenza, vi fanno vedere la cella dove era rinchiuso, tentò di uccidersi. Con il sangue scrisse sul muro: meglio morire che tradire. Però lo salvarono e poi fu impiccato lì. Io rimasi talmente sconcertato da questo fatto, la rabbia che avevo a sentire la descrizione di quello, che non ho difficoltà a dirlo. Alla fine della guerra Solaro lo impiccarono lì. Io so che passava in via Madonna Cristina sul camion che li portava vicino alla contesa, io stavo aspettando che passassi per vederlo, per essere sicuro. Questo perché sappiate cosa vuol dire la guerra, insomma, cosa porta. Radio Londra era una radio che guai se ti scoprivano a sentirla, però quindi me la tenevo. Io mi ricordo bene che aveva l'inizio, che erano le note di una sinfonia di Beethoven, faceva don 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 don, quando sentivi quello incominciano. E stavamo ascoltare e parlava in italiano, raccontava le cose e dava un mucchio di messaggi in codice, cioè diceva, supponiamo, Valentino ha il vestito rotto. Uno diceva, cosa vuol dire? Erano tutti messaggi che venivano trasmessi per i partigiani sapevano che in conseguenza di quello capitava certe cose. Mio zio aveva dato l'ombra, ma la sentiva di una stanza tutta nascosta, perché guai, si potevano avere delle grane forti. Perché era quello che diceva le cose come sanno, perché i giornali italiani erano tutti fascisti. No? Qui usciva la stampa, la Gazzetta del Popolo, la Stampa Sera, c'era il Popolo d'Italia di Mussolini, c'era il regime fascista, c'era la difesa della razza, persino il Corriere dei Piccoli. Io vi dico questo, il Corriere dei Piccoli, che è il giornale dei bambini, proprio piccoli, allora cominciava sempre il fumetto con questa frase. Vi spiego. La grande nemica dell'Italia era l'Inghilterra, perché l'Inghilterra era una democrazia, questa era una dittatura. In Inghilterra regnava Re Giorgio,
il padre dell'attuale regina Elisabetta. L'Inghilterra aveva un governo, nominato dal Parlamento, e il capo del governo era Winston Churchill, del Partito Conservatore, che fu un artefice della resistenza inglese e della vittoria contro i tedeschi. Per prendere in giro il Corriere dei Piccoli cominciava così: Re Giorgetto d'Inghilterra, per paura della guerra, chiede aiuto e protezione al ministro Churchill. Quindi persino i bambini erano imbottiti in quel modo, io questo non ricordo bene. C'era un allarme. Nella seconda fase della guerra, e questo lo ricordo molto bene perché io facevo per l'epoca la seconda media, nella seconda parte c'era il preallarme e l'allarme. Noi andavamo a scuola e avevamo proprio la sirena sopra. Qui la sirena suona, poi si calma, ma si sente sempre, e poi ripartiva. Dopo, se erano solamente tre suonate lunghe, era solo un preallarme. Quando alla fine della terza, noi facevamo il tipo perché continuasse, perché così uscivamo, e infatti regolarmente scappavamo, oltretutto ci lasciavano andare, questo è bello. D'altra parte cosa potevano fare? Uscivamo, e mi ricordo che tante volte c'erano dei giostri davanti a noi. Poi è chiaro che se sentivamo un aereo scappavamo, andavamo da quelle parti, insomma. E a un certo punto sembra strano che possano succedere le cose, ma con l'abitudine si reagisce in un certo modo, insomma, io questo me lo ricordo molto bene. Insomma.